all'interno del Castello Fieramosca di Mignano Montelunco. Di fronte alla telecamera c'è il sindaco di Mignano Montelunco, Verdone. Ecco, davvero una serata eccezionale per quanto riguarda Mignano Montelunco. Oltre al novello, per quanto riguarda l'edizione del novella, c'è anche l'apertura alle visite guidate al castello. Il castello è stato rifinito e quindi completato, e in effetti si può visitare, ci sono già molti visitatori all'interno. Davvero il completamento di questo castello è stato necessario e importante, soprattutto per lo sviluppo turistico e per relazionarlo. Ci troviamo qui nel castello Etter Fieramosca di Mignano Montelunco, che ha subito rilevanti lavori di restauro che sono stati ultimati circa un mese fa, e quindi oggi abbiamo la possibilità di visitarlo interamente. E come oggi abbiamo tanti visitatori, perché l'apertura di oggi coincide con la manifestazione di questa sera che si terrà nel borgo Cicuta. La manifestazione, siamo giunti alla dodicesima edizione del vino novello, che si tiene ogni anno nel borgo medievale La Cicuta, e quest'anno questa manifestazione è arricchita, ecco, dalla visita, dalla possibilità di fare visita al nostro castello. Il castello, come si diceva, è intitolato a Ettore Fieramosca, è un castello che risale agli anni 1100-1200, è un castello importante perché in questo castello sono passati papi, re, è stata firmata la pace di Mignano nel salone di rappresentanza, e oggi abbiamo la possibilità di visitare interamente il castello partendo da questo bellissimo scalone che è alle mie spalle. Sopra abbiamo il salone di rappresentanza e gli appartamenti, i giardini pensil, tre giardini pensil. Il castello ha una consistenza molto grande, parliamo di 1500 metri quadri di stanze, circa 3000 metri quadri di giardini, 800 metri quadri di terrazze calpestabili. All'interno del castello è visitabile anche la cappella gentilizia, una cappella importante interamente restaurata. Questa cappella fu intitolata alla Madonna dell'Immacolata l'8 dicembre del 1849 da Papa Pio IX, che si trovava esule a Gaeta e venne qui a visitare il castello Ettore Fieramosca e intitolò la cappella alla Madonna dell'Immacolata e gli concesse l'indulgenza plenaria rinnovabile ogni 10 anni. I lavori di restauro sono iniziati circa 2-3 anni fa, abbiamo avuto un contributo dalla Regione Campania di 8 milioni di euro e con questo siamo riusciti a completare interamente il progetto così come presentato in Regione e quindi alla Comunità Europea. Che cosa ci attendiamo da questo restauro, da questo investimento che abbiamo fatto per il territorio? Un investimento importante, e da questo ci attendiamo, pensiamo che possa essere lo sviluppo, il volano della nostra città. La nostra città, che come sapete è una città decorata con due medaglie d'oro, medaglia d'oro al valor militare e medaglia d'oro al merito civile, è una delle poche città in Italia, sono 31 in tutto, decorate con due medaglie d'oro, e questo per i noti fatti delle battaglie dell'8 e 16 dicembre 1943, quando videro l'esercito italiano, il rinato esercito italiano, dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'armistizio di Cassibile, il rinato esercito italiano a Montelunco combatté la prima vera battaglia, e da Montelunco è iniziato il secondo risorgimento d'Italia. A Montelunco è iniziata la liberazione d'Italia, perché subito nella gola di Montelunco i nazifascisti avevano installato la cosiddetta linea Gustav, bisognava superare quella barriera. I nostri soldati, i nostri ragazzi, dopo due furibonde battaglie ci riuscirono, e quindi da lì e poi è iniziato la marcia verso Roma fino alla liberazione completa dell'Italia. E perciò da questi fatti Mignano è stato decorato con due medaglie d'oro, e quindi una città importante che ha fatti storici importantissimi, e quindi questo castello, come dicevo, potrà essere insieme al Sacrario Militare il volano di sviluppo turistico, e noi su questo puntiamo, perché oggi il turismo è forse rimasta l'unica vera possibilità di sviluppo dei nostri paesi. Abbiamo
un paese che è facilmente raggiungibile perché ci troviamo sulla direttrice della Casilina, strada statale Casilina, a pochi chilometri dal casello autostradale di Caianello, verso sud, andando verso sud, e al San Vittore del Lazio andando verso nord. Abbiamo anche qui, siamo attraversati dalla ferrovia Roma-Napoli, quindi è facilmente raggiungibile. E un'altra caratteristica di questo castello, e poi mi fermo, è che a differenza di tanti altri bellissimi castelli che sono sparsi su tutto il territorio, il nostro si trova praticamente integrato nel tessuto urbano della città, quindi è immediatamente e quotidianamente visitabile. Con alcuni visitatori siamo all'interno del castello di Mignano Montelungo. Qual è la sua impressione? Beh, non è il primo anno che veniamo per questo innannovello, il castello è la prima volta che lo visitiamo ed è stupendo. Gli abitanti sono stupendi, bellissimi. Allora, questo castello è veramente spettacolare, l'hanno riportato alla luce, penso, nel migliore dei modi, e adesso praticamente è stato visionato e guardato da tutti noi che siamo camperisti, che veniamo un po' da tutte le zone che circondano questo posto, questo paese. E posso assicurare che sicuramente è una bellissima location dove fare delle rappresentazioni di ogni genere, come già mi hanno praticamente avvisata. Ci sarà un bel mercato di Natale, penso, organizzato nelle prossime settimane per il prossimo evento. E niente, dalla visione presumo che l'intendenza al turismo abbia fatto un buon lavoro e abbia colto in piena l'occasione di questo evento che si terrà stasera per farcelo visitare. Cosa ne pensa di questo castello? Bellissimo, adesso lo veniamo a visitare quando fanno i mercatini di Natale. Già l'abbiamo messo in lista per venire perché è bellissimo, è una cosa spettacolare. Ecco, abbiamo altri visitatori, salve, buonasera, qui al castello. Cosa ne pensate? Beh, siamo rimasti molto impressionati da questa antica struttura. Non credevamo che ci potessero essere ancora strutture così belle con un fascino di altri tempi. Cioè, basta visitare per proiettarti in un altro mondo, un mondo passato dove si percepisce i valori storici, antichi, l'arte, la storia, tutto. Veramente è stata l'idea fortemente voluta da un punto di vista amministrativo. Questo è veramente un castello da tenere ben conservato e diciamo è stata ottima la mossa di dover farci i lavori, giusto? Ma certo, credo che sia veramente un patrimonio importante da conservare proprio per la zona, per il posto, perché sono cose che vanno veramente ammirate per la loro bellezza, per la loro storia. Signora, invece lei da cosa è attratta da questo castello? Beh, un po' sono attratta da ciò che è antico, ciò che ci ricorda il passato. Diciamo, cosa a lei gli attrae di più? La torre, le stanze, il prato verde? Un po' tutto, è tutto molto bello. Qui praticamente con un altro visitatore che stanno visitando il castello, qual è la vostra sensazione di ritornare indietro nel tempo? Il castello momentaneamente, da come che si vede, è ristrutturato abbastanza bene. Tornando indietro nel tempo, lei quale sensazione prova? Beh, è mantenuta abbastanza bene, come ristrutturazione è stata fatta abbastanza bene, da quello che io ovviamente capisco. Con un altro visitatore, qual è la sua opinione e impressione? Beh, l'impressione è fantastica, perché diciamo che un castello che adesso l'hanno insomma restaurato nei migliori dei modi, e dico, siamo anche i primi a vederlo, quindi è stata veramente un'ottima impressione e auguro veramente che vengano tanti visitatori, che vale la pena vederlo. Siamo con un altro visitatore, qual è la sua opinione? Ma noi adesso siamo arrivati e diciamo che non c'era mai stato, per la curiosità di verificare qualcosa di piacevole, di bello, e lo stiamo verificando. Siamo abbastanza, diciamo, soddisfatti di quello che stiamo vedendo.
Carissimi utenti, siamo qui con alcuni giovani, alle mie spalle c'è il castello, siamo qui a Mignano Montelungo, siamo in piazza. Bene, qual è la vostra opinione in merito all'apertura del castello? Ricordiamo che il castello è stato ristrutturato, quindi già era aperto, ci sono stati dei lavori di ristrutturazione. È stata, non ricordo quando, oggi sono andato a visitare la nuova apertura e cioè, ci voleva, perché è stato per tanti anni, il castello è stato per tanti anni chiuso, in disuso, in decadenza, e secondo me è stata una bella cosa, perché comunque è un patrimonio per questo piccolo paese, che cioè, era una cosa importante che venisse fatta. Bene, ecco, per lei giustamente sì, c'è una sinergia anche con l'aspetto culturale, no, gastronomico, quindi oggi, questa sera c'è l'evento del vino al novello che giunge alla 12ª edizione, anche questo è importante perché i visitatori non solo vengono a bere il vino ma anche a visitare il castello. Qual è la sua opinione? Allora, l'apertura del castello è stata un'attrattiva turistica per il nostro paese, ma anche per la regione Campania e per i paesi del sud, perché vengono a visitare non solo l'Inno a Novello, ma anche a visitare il nostro castello. Ciao. Ecco, carissimi utenti, buongiorno, siamo qui con dei visitatori alla 12ª edizione Inno al Novello qui a Mignano Montelungo. Buonasera, siamo qui con dei turisti, prego. Salve, buonasera. Noi questo è il terzo anno che veniamo qui, tutto bene organizzato e tutto molto buono, grazie e complimenti per il vino. Ecco, da dove viene lei? Noi da Casalnuovo di Napoli. Bene, proviamo un attimo, prego, il vino, anzi lo facciamo dopo l'assaggio, Lei da dove viene? Io vengo da Casoria in provincia di Napoli. Da quanto tempo viene? Da molto tempo qui? È il terzo anno che veniamo, noi siamo camperisti, siamo alloggiati qui sopra al parcheggio ed è una sagra molto ben organizzata. Ecco, assaggiamo, proviamo un attimo il vino, prego. Ecco, i napoletani assaggiano il vino, com'è questo vino? Molto buono, molto buono. Ottimo. Carissimi utenti, siamo qui con il vicepresidente russo della Pro Loco, Mignano. Ecco, davvero un ennesimo successo alla 12ª edizione. C'è sempre tanta gente, tanta folla, tanti turisti. Quest'anno la scenografia della fontana è tutta diversa, Russo, è vero? Ecco, spieghiamo e dettagliamo nei particolari la cantina. Vabbè, come sempre ogni anno, a parte ringraziamo tutti i partecipanti, compreso te che ogni anno ci viene onorato di questa cosa. Abbiamo fatto così quest'anno, giusto per, abbiamo messo qualche frase per far capire il senso e le cose belle che fa il vino, che dà. Infatti ogni frase ha i suoi motivi e i suoi detti antichi che non sbagliano mai. Quest'anno abbiamo 13 cantine invece di 9. Perché abbiamo delle novità, dei nuovi... Intanto si continua a brindare qui col vino. Sì. Ecco che si brinda, vedete, vedete, si brinda. Ringrazio sempre a tutti coloro che ci onorano del loro nettare, vino locale della zona. Qual è la 13ª giunta? Allora, quest'anno ci abbiamo di nuovo Tonino Mazzuto, ci abbiamo Peppe Verdone. We'll be right back.
appunto Giuseppe Verdone, che è la new entry, sì, di questa, e abbiamo 14, quindi sono, no? 12 fontane che non finiscono mai. E poi abbiamo di nuovo Tonino Mazzuto, che è un new entry pure lui, e vabbè, poi altri li riconosciamo perché ogni anno ci... Abbiamo Sabatino Bruno, Sabatino Antonio Martucci, Angelo Nive, sì, poi abbiamo ancora Gerardo e Traviata, Raffaele Russo, abbiamo ancora Antonio Milone, Antonio Russo, Giovanni Martucci, Vito Palumbo ed Egidio Bruno. Siamo qui con Armando Martucci, anche lui è un produttore di vino, ecco, secondo lei davvero una kermesse enogastronomica importante per quanto concerne qui il vino a Mignano Montelunco? Sì, produco vino e olio e basta. Bene, diciamo che attualmente l'annata è andata molto bene per quanto riguarda il vino. E anche l'olio sta andando bene. Diciamo che infatti sono i due prodotti importanti e fondamentali per l'economia di Mignano Montelunco. Io produco vino a Ianico, Montepulciano e Falanghina, e poi produco l'olio di oliva e basta. Bene, vediamo un attimo i visitatori, cari studenti. Bene, com'è questo vino, mi scusi? Lo sto appena assaggiando, comunque sto guardando tutti i vini. Lei ha provato Tonino Mazzuto, era il new entry. Ecco, la signora invece sta provando Gerardo e Traviata. Come questo vino? Proviamo, signora, prego. Ecco, Gerardo e Traviano, vediamo un attimo, prego. Può assaggiare, signora, prego. Ecco, la visitatrice prova. Buonissimo. Ecco, da dove viene? Da Fragola, provincia di Napoli. Bene, bene, signora, com'è il vino di Gerardo? Gerardo e Traviata è buonissimo. Bene, bene. Vediamo invece quello di Raffaele Russo, vedete il visitatore qui nelle immagini. Proviamo, prego. Com'è? Un bel bicchiere di vino. Quello di Raffaele Russo, prego. Antonio Milone, com'è il vino? Prego, prego. Sono tutti buoni, eh? Okay. Giuseppe Verdone. Giuseppe Verdone, la new entry, vediamo com'è il vino, prego, prego. Vediamo com'è il vino di Giuseppe Verdone, prego, prego. Prego. È un bel vino leggero, dal gusto amabile. Oh, Tonino Mazzuto, c'è un visitatore che sta cercando di assaggiare il vino di Tonino Mazzuto. Bene, prego. Prego, può assaggiare un attimo? Prego, può assaggiare, prego. Com'è questo vino? Buonissimo. Bene, bene, ecco, proviamo un attimo quello di Tonino Mazzuto, prego. Mi scusi. Un attimo, provare, prego. Com'è il prodotto? Complimenti, ottimo, veramente buono. Da dove viene? Dal Matese, da Valle Agricola. Ecco, da Valle Agricola, bene, tanti chilometri per giungere qui a Mignano, davvero un posto eccellente. Da Valle Agricola sì, siamo circa 40 chilometri. Il posto, la festa è fantastica. Assaggiando il vino di Sabatino Bruno, prego. Un buon vino, e già sono 2 anni che vengo a questa festa, è ottimo. Possiamo provarlo, prego. Com'è il prodotto? È ancora novello, però è ottimissimo. Il visitatore prova di nuovo il vino di Antonio Martucci. Prego, com'è questo vino? Vediamo. Sì, prego. Com'è il prodotto? Buono, ottimo. Ecco, abbiamo una visitatrice che sta provando il vino di Angelo Neve, un altro produttore. Prego, vediamo com'è il vino di Angelo Neve. Prego. Ottimo, sapore bello corposo. Prego, prego. Antonio Milone, vediamo com'è il prodotto. Prego. Novello. Bevibile, bevibile. Dove viene lei? Mignano. Cosa ne pensa quest'anno di questa 12ª edizione? È sempre più raffinata, sempre meglio. Sempre. Bene, bene. Ecco, abbiamo qui un'altra visitatrice, state bevendo il vino di Raffaele Russo. Bene, com'è il prodotto? Buono. Per lei invece mi No, è buono, è buono. Che visitatrici che stanno provando il vino di Giovanni Martucci e un'altra visitatrice che sta provando il vino di Vito Palumbo. Vediamo com'è il prodotto, prego. Ecco, vediamo un secondo. Com'è il prodotto? Buono, veramente buono. Ecco, lei da dove viene? Io da provincia di Napoli, Giugliano. Cosa ne pensa di questa 12ª edizione? Guarda, a parte l'organizzazione in maniera impeccabile proprio, ma poi tranquilla, veramente, veramente dice lode. Grazie, grazie. Ecco la visitatrice che ha preso il vino di Vito Palumbo. Frizzante di Verdone, molto buono, molto buono. Abbiamo, Palumbo, devo dire la verità. Vito Palumbo anche buono, vero? Ecco, lei da dove viene?
Da Napoli, io sono veterana, vengo sempre col camper. Ah, lei da tanti anni viene qui, vero Giuseppe? Sì. Oh, appunto visitatore, attenzione, un attimo, che prova appunto il vino di Vito Palumbo. Prego, prego, può assaggiare. Vito Palumbo, com'è il prodotto? È buono, vola, vola. Un altro visitatore ha bevuto Vito Palumbo, com'è il prodotto? Buonissimo, buonissimo davvero. Ottimo, secco, bello. Lei da dove viene? Dalla provincia di Napoli, Giuliano. Un visitatore che prova Egidio Bruno nelle immagini. Ripeto, carissimi utenti, prego, si può assaggiare il prodotto? Buono. Lei da dove viene? Da Santa Maria Capovetere. Cosa ne pensa di questa 12ª edizione? Ne ho mancate solo qualcheduna, quindi una decina le ho fatte. Quindi lei è un veterano, quindi alla fine lei è sempre presente perché è bellissimo questo. Un appuntamento che non può mancare. Qui ci sono tantissime frasi per quanto riguarda il vino. Vediamo qual è la frase più bella secondo lei. Prima, gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto e i migliori invecchiano bene. Bene, bene. Per lei invece? Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione. Bene, bene. Anche io sono d'accordo con la mia amica, il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione. Bene, però il visitatore prego. A me la seconda, un passo senza vino è come un giorno senza sole, è la verità. Punto alla visitatrice proveniente da? Da Napoli. Qual è la frase più interessante? La prima, gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene. Un'altra visitatrice che viene da Cassino, carissimi utenti, in realtà piace questa frase, gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene. Perché secondo lei? Vediamo un attimo, prego. No, è meglio il vino che gli uomini. C'è un visitatore che ha preso il vino di Raffaele Russo, qual è la sua opinione? Sì, beh, l'ho appena assaggiato, devo dire abbastanza buono. Ho qui con una visitatrice, buonasera, c'è il pubblico delle grandi occasioni e ci sono di fronte delle frasi qui alla cantina. Ecco, qual è secondo lei la frase più adatta? Può un attimo scegliere, possiamo anche un attimo spostarci, come vedete c'è anche la prima frase, vedete? C'è anche la prima frase, i veri intenditori non bevono vino, degustano segreti. Poi c'è la seconda, il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione. Poi c'è la terza, un passo senza vino è come un giorno senza sole. Infine gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene. Ecco, secondo lei? La seconda. Ecco, la seconda, il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione. Bene, può assaggiare anche un po' di vino, gentilmente, diamo anche il giudizio, esprimiamo il giudizio in merito, prego. Prego, 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 prego. Intanto anche un'altra visitatrice sta bevendo proprio Tonino Mazzuto. Com'è il vino? Ottimo, direi. Bene. Ottimo, veramente. Bene. Lei da dove viene? Da Napoli. Benissimo. Cosa ne pensa di questa 12ª edizione? Veramente, vabbè, per me è la prima volta, me ne hanno parlato benissimo ed è veramente fatta benissimo, veramente. Un altro visitatore, salve, sta bevendo Antonio Martucci, com'è il vino? È uno dei più buoni che ho assaggiato fino adesso, sicuramente. Molto buono. E da dove viene? Da Napoli. Cosa ne pensi di questa 12ª edizione? È la prima volta che vengo e sicuramente ci tornerò un'altra volta l'anno prossimo. Allora, siamo con Stefania, importata da Milano in Campania. In realtà è nata a Milano, in effetti, però è da poco tempo che vive in Campania. Alla fine, al di là del vino, qual è la comparazione tra Campania e Lombardia? Qual è la? Comparazione. Vabbè, ci sono cose diverse, però non si sta male. Non si sta male. Perfetto, alla fine ci sono tante frasi qui, no? Quattro frasi, secondo te qual è quella doc? La più vera, gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene, è vero? È vero? Abbiamo due visitatori provenienti da San Nicola alla strada, alla fine davvero un'edizione importante, la 12ª in Annovello. Cosa ne pensa di questa edizione qui a Mignano Montelù? Devo dire la verità, è la prima volta che vengo, mi ha detto mio cognato che è bellissima, mi sono trovato bene, tutto buono, tutto genuino, bellissima. Com'è il vino? Buonissimo. Veterani praticamente dell'edizione, ecco, sono venuti anche nel 2015, sono veterani. Da quanto tempo venite qui a Mignano? Da circa 4 anni. Bene, bene. Come vi siete trovati? Benissimo, ottima compagnia, poi ci sono gli amici. Ecco, lei da quanto tempo viene? Sono 7 anni. 7 anni, quindi è davvero un veterano. Assaggiamo un attimo il vino, prego. Assaggiamo. Egidio Bruno. Egidio Bruno. Egidio Bruno, buonissimo. Ottimo, Egidio Bruno.
Egidio, da un anno, questo è il primo anno. Okay. Ecco qui appunto la bruschetta, olio d'oliva e pancetta. Questo è lo stand della pasta e fagioli. Vedete quanta pasta e fagioli c'è all'interno? I turisti che attendono, vedete nelle immagini. Davvero un piatto prelibato e straordinario. Ripeto, con un piatto fatto con tanta passione, con tanta cosa. Si incomincia con un trito di cipolle, carote e sedano, poi con guanciale, un po' di prosciutto e tanta cosa. È un ricco piatto qui della zona, è fatto con tanto amore. Ecco, abbiamo tanti visitatori che stanno effettuando la fila, come si evince dalle immagini. Davvero il pubblico delle grandi occasioni. Andando appunto la pasta e fagioli, lei l'ha già gustato, com'è il prodotto? Ottimo! Da dove viene lei? Da Napoli. La pasta e fagioli? Tutto buonissimo, abbondante e buono. Per lei anche lo stesso giudizio? Sì, sì, è troppo buono. Da dove viene lei invece? Napoli. Com'è il prodotto? Buonissimo, ottimo. Ecco, la combinazione con il vino, vedete, è proprio una combinazione appropriata. Benissimo, sì, va bene. Lo stesso giudizio? Sì, perché c'è da scegliere, quindi sicuramente c'è per tutti i gusti. Alla fine com'è andata, mi scusi? Cosa avete provato, le castagne? Anche le castagne. Abbiamo assaggiato la pasta e fagioli, la pezzata, che altro c'era? La bruschetta, tutto il menù completo. Sì. Perfetto, perfetto. Anche per lei tutto il menù completo è ottimo, vero? Ottimo. Bene, bene, bene. Per lei lo stesso ragionamento? Sì. Buonasera. Salve, alla fine lei è soddisfatta? Sì, io sono soddisfatta, è il terzo anno consecutivo che veniamo a questa sagra perché ci piace. E da dove viene? No, da Caserta, San Nicola la Strada. Lo sa gustato tutto? No, non ancora perché siamo da poco arrivati, abbiamo gustato i ceci, i fagioli e il buon vino Palumbo. Per me Palumbo è il migliore. Il vino Palumbo? È il migliore. Per lei, anche per lei, lo stesso ragionamento, vero? In realtà tutti i prodotti sono ottimi. Sì, sì, è una bella sagra veramente, un bello spirito di tutta la zona, insomma. C'è sempre fila, come al solito, alla pecora pezzata. Salve, buonasera, posso dire a tutti che noi veniamo da Napoli per la pecora pezzata, è un qualcosa di delizioso. Praticamente questa è la pecora pezzata, che è un piatto che i nostri antenati, la pecora a fine produzione sia di latte che di agnelli, per non buttarla tra virgolette, la facevano in questo piatto. Noi adesso l'abbiamo riproposto, giustamente non è come la pecora dei nostri antenati, però è un piatto molto, molto gradito che piace a... Perché c'è la fila a questa pecora pezzata? È perché piace, perché è buono. No, rispetto agli altri prodotti? È perché è un piatto tipico della zona, quindi... Vabbè, ma pure gli altri sono piatti tipici, sì, tipo la pasta a fagioli, perché attrae di più? È una rarità rispetto alla pasta e fagioli. Successo, qui siamo all'interno del vicolo della pecora pezzata, siamo nel pieno centro storico, qui è davvero una distinzione enorme di qualità. Sì, beh, grande successo di gente, tantissima gente, e qui la pezzata veramente eccezionale, l'ho assaggiata anche io, e quindi veramente vale la pena essere qui. Poi con tutto questo clima, questa atmosfera che c'è, veramente questo borgo sta diventando qualcosa di eccezionale. Andiamo avanti così, perché solo in questo modo portiamo avanti il nostro paese, le nostre tradizioni e le nostre bellezze in questo bellissimo borgo medievale. Grazie. La pentola della pecora pezzata, vedete quanti piatti che vengono generati e prodotti. Siamo qui in un vicolo storico, siamo qui in piazza, tantissimo pubblico, tanti visitatori. Siamo con il presidente della Proloco, pace nelle immagini, davvero un grande successo, 12ª edizione, ma c'è davvero il tutto esaurito qui a Mignano Montelunco. Ecco presidente, per la 12ª edizione attendeva questo risultato. Sì, sì, ce l'attendavamo, perché qua è una festa che è incominciata da niente e sappiamo che ogni anno c'è il boom, diciamo. Poi ci hanno chiamato un sacco di camper, perciò ce l'aspettavamo questo. Ecco, di nuovo comunque la presenza di molti napoletani qui a Mignano che assaggiano il vino, ma soprattutto anche turisti provenienti da Cassino e Frosinone. Diciamo che Mignano è diventata una piazza strategica per quanto riguarda l'estate San Martino, e vengono da molte parti.
Sì, sì, questo è vero. Devi pensare, vedi la gente che sta qua stasera. E qua intorno a Galluccio c'è un'altra festa del vino. Perciò pensa un po' quanta gente, diciamo, ci vuole bene. No, questa è una cosa che io penso che andrà avanti per anni, perché è una cosa molto molto bella. Un altro dato importante riguarda l'apertura del castello, che ha trascinato molti visitatori. Quindi una giornata di cultura che si interseca con l'evento enogastronomico. Secondo il sindaco, io ho fatto una domanda al sindaco, sostiene che questo è molto importante, deve esistere questa relazione nel tempo. Certamente, ma questa è una cosa che fa bene anche al paese. Comunque col castello, Portafrate, diciamo, tutte queste cose che noi teniamo qua, è un insieme, diciamo, diventa un insieme di tutte queste cose. Un altro dato statistico riguarda anche la presenza dei giovani che hanno ammirato le bellezze del castello. Infatti da oggi alle ore 16 il castello è stato preso di mira con le visite guidate, quindi tutti a visitare lo splendido castello, che rappresenta una risorsa non solo architettonica e storica ma anche culturale e turistica. E quindi fino a quest'ora si sono verificati flussi turistici fondamentali per la presenza qui in piazza a Mignano Montelungo. Davvero è un successo. Dove sono giustamente le strategie di questo successo? Ma proprio questo sono le strategie di, diciamo, di inventare le cose, di portare avanti, diciamo, queste culture, perché comunque col castello tutte queste tradizioni ci vogliono, perlomeno porta gente in tutti i sensi. Immagini come avviene appunto la realizzazione della pizza fritta. Ci sono appunto le massaie del posto che realizzano le forme, poi le fanno friggere e avviene poi il prodotto finale che, come si evince dalle immagini, è già pronto. Si mette sopra appunto il pomodoro, la salsa di pomodoro, ed è pronta. Qui si sta gustando la pizza fritta. Salve, buonasera, come questa pizza? Buona. Da dove viene? Caserta. Bene, per lei davvero una pizza speciale. Bellissima, ottima, Caserta. Bene, grazie. Per lei com'è il prodotto? Buona, appena fatta è buonissima, ma... Il bar in piazza, il bar che offre tutti i tipi di prodotti che vanno dalle bevande, dal caffè, dal tè, all'amaro, alla grappa. Abbiamo in realtà la busta aperta con i taralli, che adesso vediamo, taralli al vino. Questa in realtà è la busta che viene appunto offerta qui presso la cassa. Davvero un successo dell'evento. Anche la 12ª edizione continua ad avere successo. Ecco, alla fine lei è soddisfatta? Assolutamente sì, almeno tutti i nostri sacrifici sono premiati dall'affluenza, ma maggiormente dalle persone che tornano e ci portano altre persone, proprio perché sono soddisfatte di questa sagra e dicono che rispetto alle altre è come se si sentissero a casa propria. Un altro dato oggettivo importante riguarda appunto l'apertura del castello, molto importante per Mignano Montelungo, e quindi riguarda anche l'afflusso turistico, che è in relazione anche all'afflusso del vino. Sì, diciamo che con questa sagra magari hanno avuto la possibilità tutti quelli che sono venuti da fuori di conoscere anche questa bellezza che c'è a Mignano, che per tanti anni è rimasta chiusa perché non c'erano i lavori fatti e quindi giustamente non poteva essere visitato. Quest'anno invece c'è anche questa possibilità e infatti domani tanti camperisti rimarranno proprio per fare questa visita. Bene. L'ultima domanda appunto riguarda un pubblico di tutte le età, le categorie, di tutti i tipi, quindi in effetti davvero una festa che continua ad avere successo. Sì, abbraccia un po' tutti, perché a parte che vengono tante famiglie, proprio per il fatto che qui si sta veramente bene, siamo organizzati anche per quanto riguarda la vigilanza, c'è tutto quello per far stare bene sia la famiglia che i ragazzi che vogliono divertirsi, che le persone del posto. E infatti noi abbiamo sempre tutti gli anni questo successo, proprio perché dicono che è come se stessero a casa propria. We'll be right back.
Facciamo vedere il piatto un attimo. Il piatto un secondo. C'è appunto nella cantina dove viene offerta appunto la pietanza di ceci e funghi porcini. Buonasera, com'è andata la serata? Prego. Bene. Venite da Cassino, vero? No, da Conca della Campania. Bene, bene, mi fa piacere. Beh, cosa avete prenotato? Abbiamo mangiato zuppa, ceci e porcini. Com'è stato il prodotto? Buonissimo. Ecco, per lei, mi scusi. Buonissimo tutto, bellissima festa e... Bene, bene, ecco, si sta... Il vino com'è? Il vino pure è buono, okay. È ottimo, direi. Ecco, lei sta continuando a terminare di mangiare ceci e funghini. Il prodotto è buono.